Salve, questa videoregistrazione vuole illustrarvi come realizzare una home page personale per velocizzare la navigazione in rete. La creazione di una home page può essere utile in alternativa agli strumenti di preferiti ed è molto semplice. Basta utilizzare un sistema di scrittura come Word oppure OpenOffice o come in questo caso Writer e fare dei semplici passaggi. Allora, per prima cosa apriamo un nuovo documento, diciamo di Word o di un sistema OpenOffice, una pagina bianca all'interno della quale noi andremo a creare le nostre sezioni. Mettiamo che vogliamo crearci una nostra pagina dove avere tutti i link dei quotidiani. Allora scriveremo quotidiani e inseriremo sotto i link che andremo a prendere direttamente dal nostro browser. Apro Mozilla Firefox, vado su Google, per esempio. Mi interessa leggere La Repubblica, vado a cercare il link del quotidiano, lo seleziono nella barra degli indirizzi in alto, premo pulsante destro copia o Ctrl C per velocizzare, richiamo il mio foglio e faccio incolla e vado a capo. Allo stesso modo posso prendere Espresso piuttosto che altri quotidiani, cliccando direttamente nella barra degli indirizzi o tramite un motore di ricerca. Ecco, mettiamo il Fatto Quotidiano. Eccoci, trovato. Vado a selezionarlo e vado a copiarlo. Allo stesso modo posso fare varie sezioni, per esempio la sezione diritto, dove posso andare a inserire, per esempio, l'home page del sito di Omnivis, piuttosto che il link diretto al forum, eccetera, eccetera, eccetera. Varie, dove possono metterci altri link. Qual è il vantaggio di questo sistema rispetto all'utilizzo dei preferiti di Internet Explorer, di Mozilla Firefox o di Chrome? Che in questo modo io visualizzo tutti i miei link in una sola pagina e poi vedremo, li posso aprire semplicemente con il pulsante destro senza perdere mai il riferimento principale e posso inserire questa pagina come home page principale del sito. Facciamo questi passaggi per capire meglio. Allora, una volta che ho realizzato la mia pagina, vi ricordo che la pagina la potete fare anche su più colonne se vi torna comodo, quindi selezionate, poi andate a creare le varie sezioni, quindi duplicando, dividendo in colonne la pagina, e potete realizzare anche appunto un'articolazione su colonne con punti, con evidenziate in rosso o in altri colori i link che vi interessano. Nel caso in cui piccolo trucchetto, il link fosse molto lungo, per cui l'indirizzo appare lungo e occupa 2 o 3 righe, è possibile ridurlo non cancellando dal fondo, perché in questo modo perdete il link, come vedete, ma semplicemente posizionandovi nel centro del link, cancellando le parti centrali e mantenendo il link ipertestuale. Cioè, in questo modo io ho semplicemente visualizzato un nome diverso, ma il link rimane quello del nome lungo. Ecco, siamo arrivati al punto in cui io voglio creare da questo file Word la mia home page personale. Allora i passaggi sono essenzialmente questi. Si va a salvare la pagina. File, salva come. State molto attenti, si dà il nome, magari home page Simone nel mio caso. La vado a salvare per esempio in una cartella, sul desktop, su documenti, scegliete voi. La cosa importante è questo passaggio. Deve essere salvata non come doc, non come ODT, non come un documento di testo, ma come un documento di pagina HTML. Vedete? Web page HTML o HTML, è indifferente. Quindi voi andate a creare un file che si chiamerà home page Simone, home page il vostro nome, punto HTML. Vado a salvare e a questo punto vedete
mi assumo una veste grafica diversa, questo è diventato il mio file. Chiudo Word, vado nella cartella che ho creato e nel quale, eccolo qui, ho il mio file, che vedete è un file non di Word come questo sopra, ma è un file HTML, cioè visibile tramite Internet Explorer, Mozilla o Chrome. Andiamo ad aprirlo. Lo vado ad aprire all'interno del mio browser. Eccolo qui. Vedete? Questo è come se fosse una pagina web. Se io clicco su Repubblica, mi si apre direttamente. Se non voglio perdere la mia home page perché voglio vedere contemporaneamente più siti, pulsante destro, apro in una nuova scheda e quindi mentre mi rimane aperta la home page, io ho il sito che mi si apre da quest'altra parte. Mentre mi rimane aperta la home page, ho il sito. Via via le schede le posso chiudere, ma questa pagina mi rimane come pagina principale. E ogni volta che io trovo un link ipertestuale che mi interessa, le sentenze della Cassazione, normativa, la giurisprudenza, il bollettino ufficiale della regione, piuttosto che un singolo articolo, basta che faccia copia e incolla e lo vado a salvare in questa pagina. Però non è automatico, vi faccio vedere adesso i passaggi. Adesso facciamo un altro passaggio. Realizziamo, mettiamo questa pagina come home page principale, cioè tutte le volte che io apro Mozilla Firefox, questa deve diventare la mia pagina di apertura. Molto semplice. Una volta che voi l'avete aperta, quindi siete dentro Mozilla Firefox e avete aperto la cartella, la stessa cosa vale per Explorer o per Chrome, andate su Opzioni e gli dite Usa pagina corrente. Cliccando su Usa pagina corrente, il sistema farà sì che tutte le volte che voi aprite il vostro browser vi si aprirà sulla vostra home page personale con tutti i link che nel frattempo, nel corso delle settimane, dei mesi e degli anni, avete realizzato. Guardiamo adesso cosa fare se io vado a trovare un nuovo link. Quindi vi dicevo, vi interessa, perché navigando avete visto che è un sito interessante, normativa, che è la banca dati ufficiale della normativa italiana, faccio copia. Come si fa a inserirlo nel file che ho creato? Abbastanza semplice. Si prende il file e si riapre con il programma Word o, come nel mio caso, con il programma Writer, OpenOffice o qualunque altro programma voi utilizziate per aprire i documenti di testo. Ecco, vi faccio vedere, per esempio adesso io apro Home Page Simone, vedete, non dovete fare doppio clic perché con doppio clic vi si apre dentro Mozilla, dovete fare apri con, per esempio, OpenOffice, oppure all'interno di Word fate apri e andate a cercare il file. Eccolo qui che si è aperto, vedete. Adesso io voglio aggiungere il mio link ipertestuale, lo vado ad aggiungere, vado a salvare il file e lo richiudo. Quando lo andrò a riaprire nuovamente, vedete che compare il nuovo link ipertestuale. Quindi è possibile sempre realizzare un home page personale dove inserire via via i riferimenti ai siti internet di interesse, in modo tale da non usare lo strumento dei segnalibri, che è un po' più complicato da maneggiare. Grazie.